Cari spettatori, benvenuti a un nuovo video sul nostro canale. Oggi vi porteremo in un viaggio nel passato, per scoprire una storia straordinaria legata a Padre Pio, uno dei santi più venerati e misteriosi della storia della Chiesa. Preparatevi ad ascoltare il racconto di un incontro straordinario che testimonia il potere sorprendente di Padre Pio, il suo dono di conoscenza profonda. Siete pronti? Allora iniziamo! Il convento di San Giovanni Rotondo si erge imponente, ricco di storia e spiritualità. Nella parte antica del convento, tra corridoi che portano alle celle di Padre Pio, si cela una testimonianza unica e avvincente. Siamo nel lontano 1958, in un freddo giorno di febbraio. Un ex generale di corpo d'armata in pensione di nome Tosi di Voghera si incammina verso il convento. L'aria gelida e le violente raffiche di vento lo rendono difficile da avanzare. Ma qualcosa di ancora più straordinario si prepara a accadere. Quando Tosi arriva alla chiesa, è accolto da una figura in abito francescano. È Padre Pio. Il santo lo fa entrare per ripararsi dal freddo e dalla tempesta. Poi, in modo sorprendente, Padre Pio rivolge lo sguardo verso il vento impetuoso e dice a Tosi di guardare. Guardali in faccia, sono i tuoi soldati. Li hai fatti fucilare tutti tu. Afferma Padre Pio. L'ex generale è sconvolto. Si sente come se Padre Pio conoscesse ogni suo segreto, ogni suo peccato. È quasi come se il santo potesse leggere nella sua anima. Senza poter replicare, Tosi si ritrova di nuovo immerso nella tempesta. Ma qualcosa sta per cambiare. Mentre si allontana, il vento gli strappa il cappello. Ma una signorina compassionevole glielo raccoglie. Confortato da questa gentilezza, Tosi le prende il braccio e torna indietro, seguendo il percorso che aveva fatto con Padre Pio. È il primo segno di un cambiamento nel cuore dell'ex generale. Padre Marcellino, raccontando questa storia, rivela come Tosi fosse disperato e agitato. Ma dopo l'incontro con Padre Pio, la sua vita inizia a prendere una nuova direzione. Tosi decide di fermarsi al mattino successivo. Partecipa alla messa celebrata da Padre Pio, si mette in fila per confessarsi e viene sorpreso dal tempo prezioso che il santo gli dedica. La sua anima trova finalmente pace. E così, questa storia ci mostra il potere sorprendente di Padre Pio, la sua capacità di conoscere profondamente le persone, di leggere nelle loro anime e di portare cambiamento nei loro cuori. Questo incontro con un ex generale di corpo d'armata dimostra come la spiritualità possa trasformare anche le vite più scettiche e lontane dalla fede. Grazie per averci seguito in questo viaggio nella storia di Padre Pio. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di lasciare un like, condividere e iscrivervi al nostro canale per altre storie affascinanti. Ci vediamo nel prossimo video!